Cantare insieme la fede è la convincente testimonianza di dialogo ecumenico che la Chiesa di Padova, nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, propone alla cittadinanza, affermando in tal modo la priorità della dimensione spirituale su ogni altra situazione vitale oggetto di riflessione. Tale impostazione che pone al centro di ogni dibattito l'incontestabile principio di umanità universalmente riconosciuto permette di analizzare diverse tematiche oggetto di divisione comprendendole nell'ambito di un comune percorso di ricerca, individuando in tal modo le rispettive responsabilità da assumere per un identico fine. Il nostro modo di essere cristiani non è mai l'unico, il migliore e l'assoluto, e il confronto con gli altri dunque ci invita a ridimensionare il nostro modo di essere cristiani, a essere consapevoli dei suoi condizionamenti storici e a metterci in cammino per una conversione sempre maggiore al Vangelo. Ogni anno cominciamo con questo concerto in cui ogni chiesa presenta la sua tradizione musicale. Ognuno presenta quello che ha di più bello, così contribuendo a questa comunione di voci e preghiera come testimonianza cristiana appunto per la settimana di preghiera. Ringrazio tanto la professoressa Cristina Antonini che da anni è il cuore di questo concerto. Il concerto di questa sera ha una lunga tradizione alle spalle ed è stato iniziato ancora una ventina d'anni fa con l'intento proprio di trovare quella unità che la preghiera e il canto stabiliscono. Sant'Agostino ha detto cantare amantis est, il canto è di colui che ama, e noi troviamo che attraverso i canti liturgici delle varie chiese c'è una sintonia profonda, del profondo del cuore, cioè quella tensione verso Dio che è dovuta anche all'incontro con Gesù Cristo e attraverso la devozione a Maria, che esalta non tanto le voci quanto le armonie delle voci che dicono Dio è nel nostro cuore, lode a Dio, alleluia. Questa sera noi vogliamo dare ai nostri cristiani la possibilità di cogliere nel canto delle varie chiese l'unità dei cuori in Cristo. Nella tradizione liturgica armena il canto è molto importante e nella tradizione orientale in generale, e noi esprimiamo la nostra fede, la nostra appartenenza cristiana, la nostra vita monastica tramite il canto, e col canto anche professiamo la nostra fede, la nostra appartenenza al Signore. Siamo lieti di partecipare a questo evento importante per la settimana dell'unità dei cristiani proprio tramite il canto e l'espressione della fede, del vissuto cristiano di ognuno, diciamo, dei riti, dei varie culture che glorificano e lodano lo stesso Dio, e le diversità creano l'unità, e speriamo che un giorno tutti saremo uniti nel Signore e canteremo la lode del Signore insieme e partecipiamo insieme all'Eucaristia per benedire insieme il Signore, anche lavoriamo per la pace nel mondo. Siamo il coro Giovani Notte di Villa Tora e siamo stati chiamati per questo evento ecumenico a rappresentare un po' la Chiesa Cattolica, ma soprattutto l'unità di tutte le chiese. Quindi il senso con cui veniamo a fare questa esperienza, che ci emoziona davvero molto, è proprio quello di essere tutti uniti nel cantare all'unico Dio a cui appunto cantiamo e preghiamo, perché crediamo proprio che il canto vada a testimoniare questa profonda preghiera che ci unisce tutti insieme.
Il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di quest'anno 2020 è «Ci trattarono con gentilezza». Questa frase è tratta dal capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, che racconta il naufragio di Paolo e dell'equipaggio della barca nella quale si trovava nell'isola di Malta. E infatti i testi e le proposte di preghiera di quest'anno sono preparate dalle chiese di Malta. Ecco dunque allora che, in linea con il tema della settimana di preghiera, le chiese cristiane di Padova, o meglio il Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova, che è un organismo ecumenico che raccoglie alcune delle chiese cristiane presenti a Padova, la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa Greca, la Chiesa Ortodossa Rumena, la Chiesa Luterana Evangelica, la Chiesa Evangelica Metodista, hanno pensato e organizzato assieme alcune iniziative, la prima delle quali è un convegno, una mattina di studi, proprio sul tema legato alla settimana di preghiera. Il titolo del convegno è infatti «L'urgenza dell'ospitalità, le chiese si interrogano», un tema quanto mai attuale che parte dalla vicenda di Paolo di 2000 anni fa, che appunto dopo un naufragio in barca nel Mediterraneo viene accolto con gentilezza, come dice il libro degli Atti degli Apostoli, dagli abitanti di Malta. Ecco, allora le chiese si interrogano sull'urgenza dell'ospitalità. Significa mettere al centro l'importanza dell'altro. Essere ospitali vuol dire innanzitutto essere consapevoli che prima di tutto ognuno di noi è stato ospite. Fin dall'inizio della sua vita, pensiamo ad esempio al fatto che tutti noi siamo stati ospitati nel grembo di nostra madre, per citare un'esperienza fondamentale che accomuna tutti gli uomini. Allora c'è l'urgenza di questa ospitalità, perché l'ospitalità è lo stile di Dio, lo stile del Dio cristiano, lo stile di Gesù, che di fronte a ogni persona ha sempre creato uno spazio di accoglienza, di rispetto e di ospitalità. Tutti i cristiani di qualsiasi confessione, in obbedienza proprio al messaggio, alla vita, allo stile di Gesù, sono chiamate a una responsabilità verso gli altri. Il comandamento di Gesù è il comandamento dell'amore: ama il prossimo tuo come te stesso. E nel capitolo 25 di Matteo Gesù dice: quando avete fatto tutte queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Tra queste cose c'è anche la parola che dice: ero forestiero e mi avete ospitato. Per cui già basterebbe solo questo versetto del Vangelo per spiegare, motivare l'appello, la responsabilità di tutti i cristiani nei confronti dell'accoglienza e dell'ospitalità. Purtroppo a volte invece il clima che si respira è meno legato a questa responsabilità e più fomentato dalla paura ed altre logiche che non obbediscono tanto al Vangelo, ma a questioni politiche ed economiche, di potere, di dominio. E allora il messaggio di ospitalità, di fraternità che ricaviamo dal Vangelo diventa quanto mai ancora attuale. Un primo passo è quello appunto di essere consapevoli che ciascuno di noi prima di tutto è stato accolto dai suoi genitori, da una famiglia, da una società, e quindi ognuno di noi ha diritto a questa accoglienza, e quindi è chiamato a viverla con responsabilità nei confronti di chiunque incontra, a tutti i livelli, così come è possibile. Dal punto di vista culturale si tratta di creare in tanti modi una cultura dell'ospitalità, anche attraverso dei passaggi fondamentali. Il primo passaggio è quello della conoscenza. Viviamo in un tempo in cui, ad esempio, la memoria storica da una parte e una conoscenza esatta di ciò che sta succedendo sono dimensioni abbastanza difficili da coltivare. La memoria storica è un po' debole, tanto che fatti che della storia passata, recente, potrebbero insegnarci stili diversi, sono completamente dimenticati o rimossi. Così come la conoscenza precisa di ciò che sta succedendo, ecco, a volte viene stravolto nell'entità, nei numeri, nelle modalità. Quindi un primo passo è conoscere con precisione la storia e l'attualità. E questo vuol dire fare cultura, promuovere una cultura dell'ospitalità. Un secondo passaggio è
promuovere delle buone pratiche, far capire che c'è tutto il vantaggio, anche una certa convenienza riguardante tutte le dimensioni nel promuovere un'accoglienza e un'ospitalità, nel creare un clima disteso, non polemico, non ostile. Tutto questo è molto più conveniente e produttivo e aiuta anche il benessere di tutti. Quindi il secondo passaggio è quello di sperimentare, di coltivare, proporre delle buone pratiche che passano sempre per l'incontro concreto delle persone, non con le idee o con i proclami, ma con l'incontro faccia a faccia. Non esistono le persone, non esistono nomi comuni, esistono sempre nomi propri, volti, storie e parole da incontrare, da scambiare.